Ancora una serie di bellissimi progetti e di importanti iniziative concretizzate in tema di educazione ambientale. L'ATA Rifiuti della provincia di Ancona, in collaborazione con le proprie amministrazioni comunali e la Ludoteca Riù di Santa Maria Nuova, ha organizzato anche per l'anno scolastico 2017-2018 progetti educativi per le scuole di ogni ordine grado del proprio bacino provinciale. Le iniziative giunte alla fase conclusiva, denominate Scarabeo Verde Smart Tree, hanno coinvolto 79 istituti comprensivi, 133 scuole, 492 classi, guidando oltre 10.000 bambini e ragazzi in un percorso informativo di conoscenza e scoperta delle tematiche dell'educazione ambientale, attraverso un'offerta didattica articolata in 13 laboratori in classe, 2 concorsi, 3 corsi di aggiornamento per insegnanti e una serie di visite guidate. Abbiamo il privilegio di lavorare in un territorio in cui i comuni, le istituzioni scolastiche credono molto in questi progetti ambientali e questo fa sì che riusciamo a raggiungere cittadini, alunni, studenti, insegnanti in questo che per noi è un'attività fondamentale. L'educazione ambientale, partendo dai bambini fino ai più adulti, è lo strumento strategico per riuscire a ottenere risultati nelle politiche ambientali. Le attività tra cui le classi hanno potuto scegliere, tenendo conto di esigenze e competenze delle diverse fasce di età, comprendevano laboratori didattici, attività pratiche e iniziative di sensibilizzazione su tematiche che spaziano dalle regole della raccolta differenziata allo spreco alimentare, dalla gestione dei rifiuti al riciclo creativo, dall'argomento rifiuti a 360 gradi alle sue ripercussioni su ambiente e cittadini. Un cenno particolare merita il progetto SOS Scuola Zero Spreco, che ha coinvolto tutte le classi di 4 istituti comprensivi attraverso attività di animazione teatrale per i bambini della scuola dell'infanzia, incontri frontali sui temi della corretta alimentazione e dello spreco alimentare per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria. Parallelamente, è stato attivato un monitoraggio sperimentale degli sprechi alimentari esistenti presso la mensa scolastica degli istituti, con il coinvolgimento degli alunni nelle operazioni di rilevamento e analisi dei dati a scuola e a casa. Il progetto si è rivolto anche alle famiglie attraverso la compilazione di un questionario statistico per il rilevamento delle abitudini dei cittadini in materia di spreco alimentari e dei ristoratori del territorio, attraverso il potenziamento del progetto Fatti gli avanzi tuoi. Bisogna mettere le cose dentro i contenitori perché dopo la natura se ne muore. Gli diciamo che bi non bisogna buttare a terra i rifiuti, ma negli appositi contenitori. Se noi non mettiamo la carta dentro quello giusto e invece lo lasciamo per terra, inquadriamo. Non buttare le cose per terra e non mettere le cose negli altri bidoni. Non c'è da inquinare perché se no muoiono tanti animali. Affrontando la tematica dei rifiuti sotto i diversi punti di vista della prevenzione e riduzione, raccolta differenziata, spreco alimentare e riciclo creativo, la proposta didattica ha guidato e accompagnato le scuole in un percorso di crescita costante in materia di ecosostenibilità, finalizzato anche alla conquista dello Scarabeo Verde, un riconoscimento da parte di ATA e Ludoteca. Il premio viene consegnato agli istituti comprensivi più virtuosi che, partecipando con la maggior parte delle classi alle attività di educazione ambientale, hanno dimostrato il loro forte impegno nella sensibilizzazione dei propri studenti nei confronti dell'ambiente. Gli istituti comprensivi che, nell'arco dell'anno scolastico, hanno partecipato ai laboratori formativi dell'ATA con tutti i plessi, con almeno il 60% delle proprie classi, hanno ottenuto la prima delle 4 parti dello Scarabeo Verde. Proseguendo negli anni successivi la collaborazione con l'ente, sarà possibile completare lo scarabeo e portare a termine il processo di ecosostenibilità intrapreso. Come ogni anno, tali progetti si concludono con una serie di manifestazioni in grado di garantire il giusto risalto alle iniziative didattiche e al grande impegno profuso da classi e insegnanti. Quest'anno, gli eventi conclusivi da sempre itineranti sono stati organizzati dall'ATA in collaborazione con i comuni di Castelbellino, Chiaravalle, Filottrano, Montemarciano, Monteroberto e San Paolo Degliesi. Le scuole primarie hanno partecipato con le proprie classi alle Riciclo Olimpiadi, l'iniziativa ludico-educativa che da 10 anni caratterizza la fase conclusiva dei progetti didattici a loro dedicati. La decima edizione si è svolta a Filottrano presso il campo sportivo comunale. Devono essere i figli che educano i genitori, perché i ragazzini in effetti sono spontanei e sono sinceri. Siamo noi adulti che tante volte non gli creiamo le condizioni per crescere in modo corretto, però va bene, sforziamoci, lavoriamo e vediamo. Iniziative come queste sono sicuramente funzionali a creare ambienti e culture, diciamo così. Le scuole secondarie hanno partecipato alla mostra d'arte riciclata con le opere artistiche e tecniche prodotte tramite il recupero di materiale di scarto che è stata allestita dall'ATA Filottrano presso il Palazzo Accorritibaldi ed è stata inaugurata presso la sala conservatoria
consigliere del comune di Filottrano. Le Riciclolimpiadi sono un momento fondamentale per noi perché trasmettiamo questa sensibilità che si può giocare, si può trasformare il rifiuto in qualcosa di divertente, di utile alla vita di tutti i giorni. Alla stessa maniera questa mostra che allestiamo ormai da tanti anni con la collaborazione delle scuole medie e superiori, nella quale itinerando per la nostra provincia raccontiamo alla popolazione com'è possibile fare arte con il rifiuto. Questa è un'occasione nella quale credo l'educazione, no, all'ambiente sia l'elemento fondamentale in questo momento, ed è importante il fatto che l'ADA investa sulle nuove generazioni, perché educare al rispetto dell'ambiente indica anche il educare al rispetto di se stessi e degli altri. E infine il progetto SOS Scuola Zero Spreco, dedicato al tema della lotta allo spreco alimentare e alla sana nutrizione, che ha vissuto i suoi momenti conclusivi a Montemarciano presso il Teatro Comunale, a Chiaravalle presso la sede dell'Istituto Comprensivo Montessori e a Monte Roberto presso il Parco Baden-Powell. Un tema importante che, partendo dai più giovani, dai bambini, possa essere utile anche a noi adulti, che come molto spesso capita abbiamo bisogno di imparare anche da loro. Inizialmente è un investimento fatto sullo spreco zero, che per oggi potrebbe essere semplice con la raccolta differenziata o quant'altro, ma questi ragazzi, non dimentichiamo che possono diventare i manager del futuro. Un progetto che ci è piaciuto subito, che la scuola in primis ha sposato e che i comuni hanno appoggiato. Io credo che nell'anno scolastico i bambini siano stati sensibilizzati. L'ATA è fortemente convinta che i positivi risultati ottenuti nel bacino provinciale in termini di riduzione dei rifiuti prodotti a raccolta differenziata possano sempre migliorare anche per mezzo della collaborazione dell'istituzione scolastica e dalle nuove generazioni, che viene profusa all'intera società una nuova sensibilità ambientale. La provincia di Ancona si posiziona ormai stabilmente tra quelle considerate virtuose nella gestione dei rifiuti. La percentuale della raccolta differenziata supera la soglia stabilita dalla legge, pari al 65%, in molti comuni va al di là del 70%, con punte sopra l'80%. Attraverso i nuovi servizi di raccolta differenziata e le politiche di riduzione già avviate, l'ATA e i comuni che la compongono sono riusciti nell'arco temporale tra il 2006 e il 2017 a ridurre la produzione totale di rifiuti pro capite, passando da 581 a 492 kg, ridurre il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, passando da 468 kg abitante anno a 125, incrementare il quantitativo di materiali avviati a riciclo e recupero, passando da 48.185 a 149.282 tonnellate, incrementare la percentuale di raccolta differenziata, passando dal 18,15 al 65,6%. Risultati giunti anche grazie al lavoro svolto dall'ATA, che in collaborazione con le amministrazioni comunali ha reso possibile l'introduzione di sistemi di raccolta dei rifiuti in grado di incrementare drasticamente il recupero dei materiali e sintetizzare regole e modalità di raccolta in tutto il bacino. In un decennio si è avuto un incremento di quasi 50 punti percentuali di raccolta differenziata e una diminuzione pro capite di oltre 100 kg all'anno di rifiuti.